Comunque ieri hanno, in questi giorni hanno fatto delle telefonate ai miliardari, vi hanno chiamato ragazzi, vi ho squillato il telefono. Mi raccomando, tenetelo acceso. Non è un call center. Non aspettate col fiato sospeso. Allora, hanno fatto questa intervista. Intanto vi devo dire questa, vi devo dare questa notizia che sono dei dati, non è, quindi non è un'opinione, ma è cronaca, diciamo, un dato. L'85%. Ma scusa, ma leggila bene. 85. Ah no, scusami, no, pensavo ci fosse un minimo di contestualizzazione. L'85% dei milionari e miliardari, quindi millionaire e billionaire nel mondo, ok, non proviene, l'85% non proviene da famiglie milionarie o miliardarie, cioè si sono fatti da soli. Sono di prima generazione. Caro ascoltatore, c'è qualcuno di voi che si fa da solo? Okay. O vi siete fatti. O vi siete fatti. Solo il 15% eredità, cioè i Lapo, questi qua, insomma, questi così, sono il 15%. Ovviamente no? Questi dati noi non li abbiamo verificati, è la traduzione di un discorso di un discorso, altro. È indiano, mi fido, non ne sanno, cioè, ne sanno. Comunque, diciamo, i Gianluca Vacchi, Lapo, quelli così sono il 15%, gli altri 85%. Gli è stato chiesto, oh raga, ma come... Oh, scusa la domanda, bella la giacca e tutto, anche il mocassino, ma com'è che avete fatto a fare sti soldi qua così? E loro hanno praticamente, secondo sto signore indiano, qua ha risposto: noi leggiamo libri di Fabio Volo. Quello l'hai aggiunto tu. Leggiamo libri. Io quelli che hanno letto i miei libri sono tutti ricchi. Comunque, vabbè. Leggiamo i libri. Allora gli è stato chiesto: ma veramente? Ma quanti libri? L'anno? 50 libri l'anno. Ah, sì. Cioè praticamente un libro a settimana, esatto. Più o meno, dai. Ti lasci fuori due settimane. Ok, due settimane di che dici, oh, mi rompete il cazzo. Okay. No, 50 libri l'anno. Oh, 50 libri l'anno, io non ce la faccio più. È una spesa, tra l'altro. No, vi dico che in tempi, diciamo, adolescenti, intorno ai 18-20 anni così, fai un ne leggevo 50 l'anno. Forse posso dire, forse anche di più, pensa a te. Presi adesso in biblioteca. Perché così prova a pensare. Libraccio, calcolo, cose. Mauri. No, libraccio, cose ce li passavamo tra tossici di libri. Però ti dico che. Fino a Brescia, quanti tossici di libri. Beh, non eravamo in tanti. Non eravamo in tanti. Però sulle ragazze faceva effetto, lo sai, che questa cosa. Che a volte si dice, sai, la palestra, sì, così. Invece, la cosa dei libri. Questo legge. No, quando io leggevo. Oh, Claudio Cecchetto dice sempre: io quando ho visto quanti libri leggevi, ti ho tenuto lì a lavorare per quello. Io non sarei qui se non avessi letto quei libri. Cioè, tu eri l'unico della radio che leggeva libri, dice sempre nelle sue interviste. Comunque, senti qua. Vai. 50 libri l'anno. Sì. Poi lui qua va avanti e non sono più d'accordo, diciamo, perché lui dice che loro non leggono romanzi. Loro leggono solo libri di autoaiuto. Aspetta, ma lo spiega anche perché dice: sì. Loro risposero. Loro risposero. Non leggiamo romanzi. Non abbiamo tempo da perdere. Come se uno si legge l'Anna Karenina perde tempo. Perché la finzione rimane finzione. Noi leggiamo solo libri di autoaiuto. Self-help. Perché una sola buona idea può valere milioni di dollari. Quindi impara di più, guadagna di più. Maurizio, quanti libri legge l'anno? Guarda, ho fatto un calcolo. 49. Per uno, però, e tutti di autoaiuto. Però adesso, fra qualche settimana, esce il mio nuovo. Preferisco rimanere povero.